È stata una notte di fuoco per l'Abruzzo e per gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco impegnati su due vasti fronti, uno fra Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore di 60 ettari, l'altro a Castiglione a Casauria dove bruciano 40 ettari. Per tutta la notte si è cercato di contenere i roghi evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni anche con l'ausilio dei mezzi Canadair. Questa mattina da terra e dal cielo i Vigili del Fuoco di nuovo al lavoro nell'area con i Canadair del Dipartimento della Protezione Civile arrivati dalla Sardegna e che stanno effettuando dei lanci per contenere gli incendi. Al momento sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento, 4 dalla Campania, rispettivamente 3 dalla Basilicata e dalla Sicilia, 2 rispettivamente dalla Puglia, dall'Abruzzo e dalla Calabria e 1 rispettivamente dal Lazio e dall'Umbria. La situazione preoccupa soprattutto la Coldiretti, che ricorda che nel solo Abruzzo sono già decine i roghi che si sono verificati negli ultimi giorni nelle diverse province, partendo dall'incendio verificatosi a Montesilvano lo scorso 30 giugno per arrivare al weekend appena concluso, che ha registrato ben 6 roghi solo nella zona del Vastese. A parte il pericolo per l'incolumità delle persone, dice Coldiretti, va detto che gli incendi provocano danni incalcolabili dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di biodiversità e di ampie aree di bosco che sono i polmoni verdi del paese e concorrono ad assorbire l'anidride carbonica responsabile dei cambiamenti climatici. Ogni ettaro di macchia mediterranea, precisa la Coldiretti, è popolato in media da 400 animali fra mammiferi, uccelli e rettili, ma anche da una grande varietà di vegetali che a seguito degli incendi vanno perse. Dopo un incendio sono impedite per anni anche tutte le attività umane tradizionali del bosco, che vanno dalla raccolta della legna alla ricerca di funghi e tartufi che coinvolgono centinaia di appassionati. Una situazione critica che è ancora più preoccupante se si pensa che l'estate è appena iniziata e che l'Abruzzo è tra le 6 regioni italiane che non hanno ancora mezzi aerei da utilizzare per spegnere le fiamme ed intervenire in caso di roghi particolarmente impegnativi. Dal momento che, conclude la Coldiretti Abruzzo, un elevato numero degli incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare dunque con le autorità responsabili per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali.